Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, quindi la volontà a pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbe dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questi spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del potere divino. E stretto la tua mano materna, guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai la mamma, e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cielo, volume 9, capitolo 19, 2 novembre 1909. Continuando il mio solito stato, stavo pensando alle mie cose passate e il benedetto Gesù, facendosi vedere appena, mi ha detto: figlia mia, non guardare il passato, perché il passato sta già in me. E ti può essere di distrazione e ti può fare sbagliare quel poco di via che ti rimane da fare. Perché quel rivolgerti al passato ti farà allentare il passo per il presente cammino. E quindi ci perdi tempo e non prendi via. Ma invece guardando al presente terrai più coraggio, ti sarai più stretta con me. E prenderai più via e non passerai pericolo di sbagliare. Capitolo 20, 4 novembre 1909. Avendo fatto la comunione, stavo dicendo al mio adorabile Gesù: già sono stretta con te, anzi medesimata. Se siamo già una cosa sola, io ti lascio il mio essere in te e vi prendo il tuo. Quindi vi lascio la mia mente e prendo la tua. Vi lascio i miei occhi, la mia bocca, il mio cuore, le mie mani, i miei passi. Oh, quanto sarò felice d'ora in poi. Penserò con la tua mente, guarderò con i tuoi occhi, parlerò con la tua bocca, ti amerò col tuo cuore, opererò con le tue mani, camminerò coi tuoi piedi e se qualche cosa mi verrà dirò: il mio essere l'ho lasciato in Gesù ed ho preso il suo. Andate da Gesù che vi risponderà per me. Oh, come mi sento beata! Ah sì, anche la tua beatitudine vi prendo, non è vero, Gesù?
Ma mia vita è tutto il mio bene. Tu con la tua beatitudine rendi beato tutto il cielo, ed io prendendo la tua beatitudine non rendo beato nessuno. E Gesù mi ha detto: figlia mia, anche tu puoi, col prendere tutto il mio essere insieme alla mia beatitudine, rendere beati gli altri. Perché il mio essere ha la virtù di beatificare? Perché tutto è armonia in me. Una virtù armonizza con l'altra. La giustizia con la misericordia, la santità con la bellezza, la sapienza con la fortezza, l'immensità con la profondità ed altezza, e così di tutto il resto. Tutto è armonia in me. Niente è discordante. Queste armonie rendono beato me stesso e beatifico tutti quelli che a me si avvicinano. Onde tu, col prendere il mio essere, sta attenta che tutte le virtù armonizzino tra loro, e questa armonia comunicherà la beatitudine a chiunque a te si avvicina, perché vedendo in te bontà, dolcezza, pazienza, carità, uguaglianza in tutto, si sentiranno beati stando a te vicini. Capitolo 21, 6 novembre 1909. Stavo lamentandomi con Gesù delle sue privazioni e facendosi vedere appena mi ha detto: figlia mia, la croce unisce sempre più con me. Queste privazioni che tu soffri ti fanno sorvolare sopra di te stessa, perché non trovando in te colui che ami, ti viene a noia la vita. Le cose che ti circondano tutte ti infastidiscono, non hai dove poggiarti. Colui nel quale tu solo poggiavi pare che in te ti manca. E quindi l'anima sorvola, sorvola fino a porgarsi di tutto e fino a consumarsi. Ed in queste consumazioni il tuo Gesù ti darà l'ultimo bacio, ti troverai in cielo. Non sei contenta? Ecco, abbiamo questi tre brevissimi capitoli, ma profondissimi, che speriamo di mantenere nei termini e nei limiti di una meditazione, perché gli argomenti sono molto profondi e molto importanti, molto delicati. A partire dal delicatissimo, importantissimo tema della vita interiore, che è il passato, il nostro passato. Diciamo subito che la fede cattolica, e se vogliamo usare uno slogan, è la fede dell'oggi. Chi prega con la Chiesa la liturgia delle ore sa che ogni mattina, al primo atto liturgico che si compie, che può essere l'ufficio delle letture o le lodi mattutine, a seconda, ecco, di come ci si organizza con gli orari, un tempo era sempre il mattutino, adesso per buone ragioni si può anteporre la recita dell'ufficio delle letture anche le lodi, ma il primo atto liturgico, che siano le lodi o che siano l'ufficio delle letture, è sempre preceduto dall'invitatorio, che ordinariamente è il Salmo 94, anche se adesso può essere sostituito con altri tre salmi, non ricordo tutti quanti i numeri, però acclamate il Signore, Dio abbia pietà di noi e ci benedica, e del Signore la terra e quanto contiene, sono di incipit, no? E ora nel Salmo 94, che per antichissima tradizione, quando c'era il Breviarium Romanum, era l'unico salmo invitatorio, e culmina con Hodies vocem eius audiatis, o audieritis, a seconda delle versioni: oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il cuore. Cioè quell'oggi, oggi, oggi. E la lettera agli Ebrei ne fa oggetto di ampia meditazione su questo oggi, evidenziandone l'importanza. Perché? Perché l'oggi caratterizza il momento presente, l'attimo presente, è l'unica cosa su cui noi abbiamo potere immediato. Io non posso farci niente a quello che ho fatto anche soltanto ieri, niente, non ci posso fare più niente. Cioè, noi abbiamo questa legge della vita che praticamente, mano a mano che scorrono i secondi, c'è come se ci fosse una penna indelebile che scrive quello che stiamo facendo sul libro, sulla pagina della nostra vita. Qui
La scrittura è indelebile, d'accordo? Altre volte, insomma, parlando, dice, se è scritto gli strafalcioni, l'unica cosa che si può fare è ricorrere al sacramento della penitenza e poi, come dire, metterci sopra una targhetta con sopra scritto misericordia, d'accordo? Questo sì, ecco. La cosa però importante è che nel libro dell'oggi si scriva meglio di quello che si è scritto fino a ieri e che ogni giorno la scrittura migliori, 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 migliori. Ora, ci sono molti modi malati per guardare al passato e sono quelli di cui fa riferimento Gesù e che sono deleteri. Allora, qui bisogna fare alcuni distinguo. E Gesù qui sta parlando ad un'anima che sta camminando verso la perfezione, d'accordo? Quindi quest'anima non ha nel suo passato scandali non riparati, peccati non confessati o disastri non ancora compresi. Quindi questo dobbiamo tenerlo ben presente, perché cioè, supponiamo una persona che è vissuta 30 anni lontano da Dio. Questa non è che non devi guardare il passato, questi conti con il passato deve farli. Una volta che sono stati fatti i conti con il passato, bisogna archiviarlo in questo modo, d'accordo? Quindi, tornando, se noi i conti col passato li abbiamo fatti, cioè abbiamo avuto la grazia di poter rivedere la nostra esistenza, di poter scoprire i nostri peccati e confessarli, i nostri errori, accorgercene e comprendere la necessità di correggerli, riconciliarci con il nostro vissuto, con chi ci ha fatto del male, perdonare e perdonarci. Fatte queste cose, c'è un'altra bella cosa che si può fare nel ciclo di catechesi sulla Divina Volontà, si trova, è rifare gli atti nella Divina Volontà, perché qui dice una cosa Gesù, no? Non guardare il passato perché il passato già sta in me, ma nella Divina Volontà noi sappiamo che il passato, il presente e il futuro non esistono e sappiamo anche che Gesù ha rifatto tutti gli atti di tutti gli esseri umani a lui contemporanei, passati o futuri, che siano stati sul pianeta Terra. Quindi io non soltanto posso mettere il bollino misericordia sui peccati e il bollino capito, quindi conversione, sugli errori, ma possiamo anche mettere sugli uni e sugli altri il bollino Gesù fa nuove tutte le cose. Quindi mi posso andare a prendere nella Divina Volontà i meriti degli atti compiuti da Gesù per me, come se fossero i miei. E questa è una cosa veramente bella, altamente liberante e santificante. Ecco, fatte queste cose, noi non possiamo e non dobbiamo rimanere prigionieri del passato, né per quanto riguarda noi né per quanto riguarda gli altri. Facciamo un pochino di esempi. Non possiamo stare una vita a campare di rimorsi o di sensi di colpa. Non possiamo e non dobbiamo giudicarci, perché nessuno può farlo, perché noi non sappiamo, quando anche avessimo fatto delle colpe o degli errori, quanto e fino in che misura ne siamo responsabili. Non possiamo saperlo, questo lo sa soltanto Dio. Per questo Gesù è tassativo nel dire di non giudicare non solo gli altri, ma nemmeno noi stessi. Non possiamo campare di rimpianti, d'accordo? E a pensare alle cose che non hanno funzionato, anche alle occasioni che si sono perse, potrebbero starci, ma non possiamo campare di rimpianti. Meno che mai possiamo e dobbiamo campare di rancori. I rancori si riferiscono al passato che io reputo cattivo nei miei confronti da parte di qualcun altro. Quindi tutte quante queste cose, quindi rimorsi, sensi di colpa, sterili rimpianti, e rancori, e desideri irrealizzabili, se tornassi indietro, questo non lo farei, questo non lo farei, eccetera, eccetera, dopo che i conti con il passato sono stati chiusi, vanno lasciati.
San Paolo scrive: dimentico del passato e proteso verso il futuro. Cioè, i cristiani vivono così. Il passato ringraziano il Signore per tutto il bene ricevuto. Danno gloria a Dio per il bene che hanno fatto. Chiedono perdono per il male commesso. Chiedono perdono a Dio e al prossimo per il male commesso. Se c'è, perdonano tutto a loro volta, si riconciliano con la loro storia e ringraziano il Signore che gli ha fatto capire le cose in cui, anche magari in buona fede, si sono nella vita sbagliati. Dopodiché si va protesi verso il futuro. L'unica, io penso, non vorrei contraddire Gesù, quindi dico questa cosa, insomma, ovviamente con l'inciso che se avessi capito male, se qui Gesù volesse ovviamente contraddirmi, c'era ragione lui, insomma, no? Io penso che l'unica cosa positiva è, come dire, quando si dà qualche rapido sguardo al passato, è nel senso di storia magistra vitae, cioè io dal passato posso imparare, appunto in base ai peccati commessi, agli errori fatti, alle stupidaggini fatte, quello che non devo rifare, oppure quello che adesso devo fare, oppure quello che posso e devo fare meglio, eccetera. Ecco perché in questo senso Dio ci parla e ci istruisce anche attraverso gli errori e i peccati che ha permesso che noi compissimo nella nostra esistenza. Ecco, ma questo però non deve in nessun modo risucchiarci, non deve farci rallentare il passo, non deve farci perdere tempo, come dice Gesù. Non possiamo, cioè, io non posso stare a crogiolarmi a ripensare. Pensa al presente, pensa al futuro. Hai fatto un sacco di peccati, fa niente, adesso fa un sacco di opere buone. Hai commesso un sacco di errori, fa niente, fai un sacco di cose giuste. D'accordo? E hai perso un sacco di tempo, bene, adesso impiegalo bene. Quindi, c'è sempre questa visione molto ottimistica che si fonda poi tra l'altro sulla verità profonda della divina misericordia e sul principio paolino che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Ecco, e non bisogna nemmeno nel passato mantenere presunte cambiali aperte nei confronti dell'Altissimo, questo è un altro problema, mi era sfuggito, cioè pensare se Dio mi avesse fatto vivere una storia diversa, se non mi avesse dato quel padre, se non fosse successa quella disgrazia, se non mi avesse dato quella madre, le cose sarebbero andate diversamente. Questo non è un buon rapporto con il passato e non è un atteggiamento di fede, perché chi è fuso con la divina volontà non soltanto che non dice questa cosa, ma ringrazia Dio per tutto quello che è stato esattamente così come è stato. Perché anche il male permesso da Dio concorre al bene dei suoi figli. In una maniera che per noi adesso è tanto misteriosa, ma sarà pienamente svelata quando saremo dall'altra parte. Ecco, quindi attenzione, perché il nostro passato può essere un problema enorme nella vita spirituale. Perché i pensieri distorti verso il passato generano disperazione. Ah, non cambierò mai, ah, sarò sempre lo stesso, ah, questo, ah, quell'altro, eccetera, no? Ecco, invece qui abbiamo un esempio vivo di cosa significa vivere in stato di fusione con Gesù nel secondo capitoletto. E ti lascio il mio essere e prendo il tuo. Ti lascio la mia mente e prendo la tua. Ti lascio i miei occhi, la mia bocca e da ora in poi penserò con la tua mente, guarderò con i tuoi occhi, eccetera, eccetera. Il mio essere l'ho lasciato in Gesù e ho preso il suo. Come mi sento beata? Perché? Perché Gesù è beatitudine letificante, quindi se si vive in questo orizzonte, e per farlo questo dobbiamo avere anche un pochino l'anima sgombra, quindi dobbiamo impiegare il tempo in questo, cioè nel coltivare questa spiritualità, questo modo di vivere, non ne stare a piangerci addosso o a pensare al passato, che è sempre una forma di resipiscenza, di reviviscenza dell'io. E è interessante quello che poi dice Gesù, ribattendo a Luisa, e che ci fa anche comprendere qualche cosa di molto importante.
Dice, la tua presenza è beatificante, dice, tu rendi beati tutti, tutto il cielo, rendi beato pure a me, mentre io invece prendo la tua beatitudine, perché si vive felici vivendo in questo modo, però non rendo beato nessuno. E Gesù qui dice, alt. Questo non può essere vero. E spiega una cosa fondamentalissima, che è il perché il suo essere ha la virtù di beatificare, e dice una parola fondamentale, perché tutto è armonia in me. Ora, chi parla non è purtroppo un musicista, ecco, già dire purtroppo, insomma, ho suonicchiato un po' nella mia vita, ma so benissimo che la musica è uno di quei mondi meravigliosi, dove tra l'altro a mio avviso, accostandosi con un certo spirito, si potrebbero scoprire tanti ti amo di Dio, a mio avviso, insomma, questa è una mia opinione personale. Ma l'armonia che alcuni amici che hanno studiato al conservatorio quando erano giovani dicevano essere materia molto ostica, ha delle regole molto importanti, e anche chi non conosce le regole può capire benissimo che se noi sentiamo in una canzone una nota stonata, pure se tu non sei musicista, tu lo senti questa cosa qui. O in un coro una voce che stecca o che canta fuori del coro, tu la senti. Perché? Perché ha violato l'armonia. Perché il discorso è questo qui, cioè che 40 strumenti suonino accordati bene e uno stecchi, purtroppo si sente quello che stecca, si sente benissimo. Perché il bene implica l'armonia e la perfezione, mentre il male basta che solo una cosa stia fuori posto e che si percepisce. Questa è una legge, questa qui. Allora Gesù spiega, dice, guarda che l'essere beatificante che deriva dallo stare nel mio contatto è il fatto che c'è tutta, è tutta armonia. Giustizia con misericordia, che noi spesso concepiamo come contrapposte, ma non lo sono. La santità con la bellezza. La sapienza con la fortezza, qui Gesù accosta virtù che sembrerebbero apparentemente un po' distanti, no? La sapienza è una virtù intellettuale, per esempio, la fortezza è una virtù morale che serve a dominare la parte irascibile di noi stessi, quindi c'è distanza, no? La giustizia e la misericordia non c'è bisogno, insomma, di commentare e di percepire come sembrerebbero opposte o addirittura inconciliabili l'una con l'altra, ma così non è. Dice, tutto è armonia, in me niente è discordante. E attenzione, se tu stai fuso con me, gli sta dicendo tra righe Gesù, tu la devi vivere questa armonia. E quali sono le note dell'armonia della nostra umanità che ci fanno comprendere che stiamo armonici col cielo? Lo spiega Gesù. Vedendo in te bontà, dolcezza, pazienza, carità e uguaglianza, in tutto si sentiranno beati stando vicino a te. Che cosa sta dicendo Gesù? Che se non compaiono queste virtù, bontà, dolcezza, pazienza e carità, ancora siamo lontani da essere fusi con la divina volontà. E da essere immagini vere dell'infinita bellezza che Gesù, nostro Dio, nostro Signore, nostro amore, è e comunica a coloro che sono con Lui. Attenzione, bene, quindi non dice, non parla di altre virtù, bontà, dolcezza, pazienza e carità, perché quando si manifestano queste virtù, questo è il motivo, sicuramente ci stanno tutte le altre. Perché nessuno è buono e paziente se non prega, nessuno è buono e paziente se non ha un buon rapporto con Gesù Caristia, nessuno è dolce e caritatevole se non ha imparato a fare un po' di penitenza, se non è umile, tutte quante il resto, cioè tutte le altre cose vengono, non compaiono queste virtù se non c'è dietro tutto un retroterra di tutte quante le altre virtù. Ma le altre virtù, se queste non compaiono, non sono spia di vera santità. Queste virtù, bontà, dolcezza, pazienza e carità, ruotano tutto intorno alla carità, no? La carità è paziente, dice San Paolo, la prima cosa, quindi la pazienza. Poi, la carità non manca di rispetto, quindi la dolcezza,
La carità non si adira. Quindi, la bontà non tiene conto del male ricevuto. Il capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi, no? Se queste cose non compaiono, noi dobbiamo essere molto schietti su questo, eh? Quindi senza darci a giudicare violentemente, ma rimbocchiamoci le mani perché stiamo ancora in cammino. Nessuno pensi di essere nel giusto arrivato se non compaiono queste virtù. Altro punto di meditazione su questo aspetto. Se io incontro un santo, da che lo capisco che è un santo? Se sto bene con lui, se mi sento beato stando vicino a lui. Se la presenza di una persona ci rende contenti, lieti, è perché? Perché non siamo stupidi, perché cogliamo lì dentro un riflesso della bontà e della bellezza di Dio. Ecco perché la più grande operazione di riforma della Chiesa è la santità. Tutti torneranno alla Chiesa Cattolica se si vedono queste cose. Tutti. E chi non tornerà è perché è un demone incarnato. Quando a Santa Teresa di Calcutta gli dicevano: ma con tutto quello che sta passando la Chiesa, secondo lei cosa si può fare? Santa Teresa di Calcutta diceva: cosa si può fare? Cambiamo io e cambi lei. Già fare questo è fare molto. E sono parole da meditare. Quindi se gli altri stanno bene con noi, buon segno, perché si vede che stiamo diventando così. Se qualcuno meno ci vede meglio sta, insomma espressione un po' comune e certamente non molto ricca di carità, non ce la prendiamo subito col prossimo perché non ci capisce, perché ci tratta male, eccetera, eccetera. Forse, sarà anche vero. Però vuol dire che bontà, dolcezza, pazienza e carità difettano un po', se uno ci fa attenzione. Altrimenti le persone non sono sciocche, le persone tendono naturalmente verso ciò che è bello ed è attraente. E questo modo di essere e di vivere è bello ed è attraente. Il contrario della bontà è la cattiveria, il contrario della dolcezza è l'asprezza, il contrario della pazienza è l'intransigenza, è l'eccessiva severità. Il contrario della carità è la durezza, è lo spirito di contesa, la polemica, eccetera. Bene, ultime considerazioni dell'ultimo brevissimo capitolo. Qui di nuovo l'importanza della croce e sia per le anime, potremmo dire con Origene e con la ascetica classica, proficienti, che con le anime che tendono invece alla perfezione, quindi il secondo e il terzo livello della strada della santità, e questo era chiarissimo anche a Sant'Ignazio di Loyola, che ne fa ampie spiegazioni, il Signore le fa crescere con le privazioni, si chiamano così, i momenti in cui sottrae e toglie la percezione della sua presenza sensibile, perché questa è una ginnastica continua del desiderio che fa fare all'anima, perché questo è il motivo per cui lo fa, e più si desidera, perché per desiderare un oggetto io non lo devo avere in possesso attuale, perché se ce l'ho in possesso attuale lo posso amare, ma non lo posso desiderare. Allora ogni tanto Gesù si dà a noi in possesso attuale perché lo amiamo, d'accordo? Perché vuole amarci e perché vuole essere da noi amato. Però in questo mondo non può essere sempre così, perché se fosse sempre così, disgraziatissimamente purtroppo, per come è la vita terrena, noi ci abitueremmo addirittura anche alla sua presenza. E questo non va bene, perché il desiderio deve essere sempre tenuto allenato. E al tempo stesso dobbiamo sempre più, tra l'altro, scrostarci e distaccarci da tutto ciò che non è Lui. Quindi non trovando in te colui che ami, dice Gesù, ti viene a noia la vita, le cose che ti circondano ti infastidiscono, non hai dove appoggiarti. Quindi che facciamo noi quando Gesù se ne va? Andiamo a trovare i surrogati o i palliativi? Quindi ci volgiamo a consolazioni umane? Oppure manteniamo il cuore fermo in Lui facendo un po' di ginnastica del desiderio, in attesa che certamente, questo lo fa sempre, tornerà e forse più presto di quanto pensiamo?
Ecco, questa è un'operazione normale, ecco, che non deve stupire. Certamente, come ho detto altre volte, specialmente poi in una vita nel divin volere profondamente interiore, se questa presenza dovesse mancare per periodi troppo prolungati si intende mesi, insomma, quindi che a volte insomma il nostro Signore può fare qualche blackout anche consistente, proprio per metterci un pochino alla prova, però insomma comincia a protrarsi a tempi determinati, poi uno si accorge, insomma, no? Quando cominciano ad apparire le avvisaglie dell'accidia, nel senso che uno c'ha tedio nella vita interiore, nella preghiera, eccetera, eccetera, beh, lì c'è qualcosa che non funziona. Perché in quei casi la presenza di Gesù sfugge proprio perché vuole farci rendere conto che siamo ancora troppo attaccati ad altre cose. E quindi se non operiamo gli opportuni tagli, Gesù non torna. O non torna, diciamo, in maniera molto percepibile come dovrebbe, insomma. Ecco, questo teniamolo presente perché è un principio fondamentale di discernimento di quello che accade dentro la nostra anima. Prego, Santa Vergine Maria, aiutaci a vivere dimentichi del passato, a chiudere con i disordini del passato e a immergerci nell'armonia del presente in una ricerca sempre più assidua e fervente dell'unione con Gesù e con la Divina Volontà. Ecco. Questa è l'unica cosa che conta, è l'unico modo per impiegare bene il tempo che ancora ci resta in questo mondo da vivere, per dare molta gloria a Dio e per ricevere al massimo possibile tutti i benefici che Egli già ci ha donato e che attendono solo di essere da noi conosciuti, desiderati e vissuti. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.